Da. Bene, via. Qua puoi accelerare un po', non so, fucile, fucile, puoi accelerare un po'. Mi confide le mani. Passaggio, vai, parti. Sul passaggio col piede meno abile. Ogni tre volte, una volta fanno tutto col piede meno abile, anche il passaggio. A volte come attivazione, se non vogliamo fare quel tipo di attivazione, si fanno questi tipi di attivazioni, però uno di questi, massimo due esercizi possono usare in un allenamento. Abbiamo là il quadrato dove miglioriamo naturalmente il controllo orientato e la trasmissione, avremo tre varianti, stanno là, prima col destro, col sinistro anche, la seconda variante è con l'1-2 che ora vedremo e la terza variante è sempre dove insisto io con loro, anche durante la partita, fortunatamente sono bambini che recepiscono, è di giocare con palla avanti, palla indietro e palla al terzo, quello che avete visto anche nell'attivazione che avete visto là. Qui invece abbiamo un triangolo dove inizialmente si può lavorare come il quadrato, però la trasmissione e la ricezione è il triangolo, però questo esercizio che vedremo va a curare anche l'inserimento del compagno nei tempi, no? E nello spazio. E poi qua abbiamo un'altra esercitazione sempre di ricezione e trasmissione con controllo orientato, dove li facciamo usare anche un po' la testa, perché devono andare prima a destra, poi a sinistra. Ora magari se lo vedete iniziamo così capirete meglio. Lo facciamo in contemporanea, quindi vabbè, il quadrato più o meno lo conoscete, io vi consiglio di insistere molto su queste esercitazioni qua, perché secondo me dove devono migliorare i ragazzini, i bambini della scuola calcio, ma anche i grandi, anche le prime squadre, sono i controlli. Il controllo è fondamentale, orientato, non orientato, ma è fondamentale, e la trasmissione. Quindi ragazzi, Alessandro, possiamo iniziare? Iniziamo tutti e tre, tutti insieme, no? Questo, ripeto, ora vedremo la seconda fase di questo esercizio, però lo potete utilizzare anche come il quadrato, con il controllo orientato. Ora lo faremo però con l'inserimento nel tempo e nello spazio. Vai, andiamo, dai, partite anche voi, poi man mano che vediamo l'esercizio ve lo spiego. Fai contro, torna dietro e parti. Bene, bene. Il tempo a partire, bene, bene. Naturalmente, in base ai ragazzi che abbiamo, possiamo anche aumentare le distanze. Bene, bene. Sì, dovrà qua. Aspetta, Claudio, sei già là, vedi, Claudio. Ora, bravo, come va con la testa, dai. Acceleriamo, possiamo accelerare un po' ora, Forza, acceleriamo, dai! Bene, ora Gabriele, bravi! Questo esercizio, l'unica variante, possiamo fare una volta andiamo a destra e un'altra volta andiamo a sinistra. Qui come vedete, quadrato, controllo orientato col destro, trasmissione, controllo orientato col destro. Col destro, Alessandro! E trasmissione, controllo orientato, trasmissione. Oh, Simo, le parenti! Sì. Più veloce qua, più veloce! Bene, bene! Bravi! Bene, bene! E il tempo inserimento! Quando alzo la testa per partire! Ora! Bravi! Bene! Naturalmente! Sia la trasmissione che la ricezione! Bene! Bravo, di prima, senza controllare, dai, bene, bravi. Bene, bene. Qui invece, non so se riuscite a vedere, fermatevi un attimo, ferma un attimo. Continuate voi, continuate. Fermo. Due là, vieni in mezzo. Qui abbiamo una figura Y. Movimento con la palla. Qui il compagno in mezzo fa un controllo orientato, se vuole andare nella parte destra fa un controllo orientato col sinistro, controllo orientato, dai palla, scambio, 1-2 e la porta dietro. Nel frattempo parte l'altro, bene, controllo orientato a destra, scambio veloce e vai, parte. Quindi è un esercizio che va fatto di... che non ci sono tempi morti,
e poi vai, veloce, veloce, bene, Simone, 1-2 veloce, vai, parte, bene, vai, veloce ad entrare, Peppi, se non sei in ritardo, vai, bene, veloce Simone, bene, bene, bravi, bene, controlla bene, fai il movimento in mezzo là, bene, sto controllo, dai, ecco, il contromovimento del compagno che va incontro alla palla, Fermo un attimo, ora ferma, 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 la variante è qua, invece di fare il controllo orientato, c'ho l'uomo dietro, con la, scarico la palla dietro, è sempre lo stesso concetto, palla avanti, palla indietro e palla al terzo, già vedete, vai, c'è l'uomo, palla indietro e palla al terzo, è sempre 1-2, bene, parti, bene sta palla, all'interno, all'interno, bene, più vai, vai, vai in appoggio, bravo, vai, scarico, Simone, più forte sta palla, dai, all'interno la palla, bene, di nuovo da là, vai Luca, sveglia, dall'altra parte, forza, no, dall'altro, vai, bene, bene, vai incontro, 1-2 veloce, veloce 1-2, veloce, bene, Peppi, sveglia, bene, bene, bravo, ecco, bravo, 1-2 veloce, bravo, dai, dai, dai Giulio, dall'altra parte, bene, bravo, bravo, ok, queste sono le tre varianti che facciamo noi su questo esercizio. Qua ve l'ho detto, è l'unica variante andare col sinistro, mentre al quadrato, posso spostare là, con l'1-2, vai, vai incontro, 1-2 e nello spazio, veloce, vai, veloce di prima, 1-2 e nello spazio, veloce, dai Ettore, anche i portieri, guardate, stanno i due portieri qua che lavorano con i piedi, è importante. Bene, ferma, fai, fai il giro, fai il giro, fai il giro, veloce Ettore, bene, dai continua, arriva qua, bene, bene di prima, naturalmente prima col destro e poi col sinistro, ferma, ferma, il terzo è palla avanti, palla indietro, palla al terzo, sono monotono, ma secondo me è come devono crescere questi ragazzi, bene, palla indietro, palla al terzo, bene però, palla indietro, palla al terzo, dai Ettore, oh! Forza, palla indietro, palla al terzo, veloce, palla a riprendere, dai portieri, forza, a terra, bene, palla al terzo, bene, e palla al terzo, palla indietro e palla al terzo, ferma, queste sono le tre varianti del quadrato. Dalla bene, c'è l'avversario lì, fai il movimento Daniele, devi staccarti dall'avversario, stacchi, controllo orientato, punto il compagno che parte nello spazio e vado a tirare, parti. E il pallone là? Dove è il pallone, Ettore? Forza, anche questo? A calciare, bene! Un forte sto passaggio! Forte! Non l'ha portato prima, bravo! Ecco, vado a calciare! Bene! Come vedete non sono mai fermi, li facciamo lavorare sempre di continuo, non ci sono tempi morti. Bravo, a tempo! Va dietro, veloce, il movimento dobbiamo stare! Bene! E va nello spazio, Simone! I tempi, i tempi! Parti da là! Bene, bene, bravo, guarda il terzo, bene, bravo dall'altra parte, va bene, vai, bene, vai dietro, dai al terzo, forza, vai contro, e al terzo, vai dall'altra bravo. Parte. Bravo. Queste sono le tre varianti di questa esercitazione. L'altezza della linea, il compagno che ho di fronte mi dà palla, chi ha lasciato la palla va a calciare, chi ha trasmesso la palla va a prendere la palla lasciata dal compagno e va a fare uno contro uno, lo vediamo, si capisce meglio, vai, parti, parti, veloce, 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 lascia palla, ecco, vai a calciare e girati, vieni, veloce, non guardare là, vai a fare uno contro uno, veloce, più veloce, alza, ferma, parti, 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 veloce, veloce, vai, controlla e calcia, veloce Andrea, vieni ora, vieni, uno contro uno, bene, vai, parti, bene, bene, Ivan, di più, più veloce, lascia palla, e a calciare, vieni ora, gira, Peppi, punta, 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 dove vai, Peppi, puntalo, vai, vai, lascia palla, e a calciare, controllo, e girati ora, vieni, vieni, Giando, lascia stare sta palla, punta veloce, non abbiamo saltato ancora un avversario, vai! Cambiate piede che vi conoscono, che andate dal piede vostro. Controlla e calcia, dai Claudio! Va bene, girati Cla! Non lo fa saltare, tu sei difensore Cla! Non deve saltarti! Va bene, vai, parti! Dai Giancarlo, più veloce, lascia palla! Dai, controlla,
attualmente questa esercitazione sia da destra che da sinistra sempre. Punta veloce Iva! Veloce! Bravo Giancarlo! Vai! Veloce! Veloce! Cerchiamo di fare lui un quarto d'ora minimo ad allenamento, lo dedichiamo anche 20 minuti abbondanti. Minimo qui un quarto d'ora la parte coordinativa. Coordinativa in che senso? Usiamo sempre la palla, quindi parliamo di tecnico e di coordinativo. Mettiamo sempre la palla con trasmissione, controllo, 108, ora vedrete. Sono esercitazioni abbastanza complesse, quindi per una scuola calcio vanno bene, però i ritmi sono diversi e vediamo di far toccare il più possibile la palla. Allora, vediamo, possiamo Luca! Possiamo avvicinarci. Oh, Luca! Cercate di andare qua ora. Con un controllo orientato, c'è Ivan! E torna a piedi. Fa uno slalom largo, precisi, toccando sempre la palla e cambiando piede, fare così, lascia la palla, effettua la scaletta, cambiando sempre esercizio, può fare questo, Daniele, fai vedere più varianti della scaletta, questo, dentro fuori, laterale, così, tanti appoggi, dentro fuori, oppure due dentro, due fuori, guardando lì, rapido, alza la testa, rapido, ok, lascia la palla, prende palla, ancora, slalom con la palla normale, lascia la palla, parte lui, che fa? Lui riceve la sua destra, con un controllo deve superare l'avversario, via, controllo e slalom largo, lì, veloce, rapido, e torna a posto, parte lui, palla, ora lo facciamo vedere in movimento, cosa succede, torniamo a posto come prima. Sviluppa la testa, sempre il discorso con la testa, guardiamo ora, Ivan, che c'hai? Ciao Tocchi! La palla che passa in là, la palla che passa. Pronti? Occhio! Via! Rapido, eccolo, ricevi! Via Daniele! Vai, vai dentro, Ivan, rapido, veloce, ecco! Ecco, vai dentro, veloce! Vai, parti, eccolo Ivan, ce l'hai! Ecco, supera! Vai, rapido, arriva! Vai, veloce, tanti tocchi, via! Eccolo! Vai! Veloce Ivan, rapido dentro! Andiamo, rapido! Ecco, forza, tanti tocchi, dai Iva, tocca la palla, via, rapido, tanti tocchi, vai, tocca questa palla. In mezzo possiamo metterci qualsiasi cosa, uno slalom, ostacolini bassi, per cercare rapidità in mezzo, devo toccare la palla sempre, via. Ok, stop, bravi. Facciamo vedere piano, crolli e giochi al compagno, e aspetta. Lui dopo che ha dato palla, effettua l'esercizio qui, superando, stacco e skip, e va alla postazione dove ha dato palla. Lui ha controllato, da palla, super skip, rap. Andrea, da palla, lunga, va dentro, laterale, scaletta per tornare e va a posto. E parte Giancarlo, così via. Ora lo facciamo vedere la velocità per far capire come lavoriamo. Andrea, ripartite lì. Chi sta qui? Cerchiamo bene i movimenti, contro movimento, il tempo giusto, contro movimento. Devo ricevere. Palla al compagno che deve anticipare il colo, portarla dall'altro lato e dal colo all'altro colo un bel passaggio all'interno. Chi sta lì, bello, deve anticipare il colo e portarlo, ok? Pronti? Via, Fefite vieni, hop, via, rapido, Fefite dentro, rapido, ecco, vedete, subito, porta, ce l'hai, vai dentro Andrea, rapido, e scaletta, veloce, arriva, veloce, alza a testa, veloce, dai Fefite. Rapido, tanti tocchi, arriva, vede, rapido, controllo, cerchiamo il controllo, precisione del controllo, veloce, toccala, arriva, ecco, gioco, vai, è dentro, subito,
Valde anticipa, è dentro veloce. Questo è quello che cerchiamo di fare, far toccare la palla e rapidità nella stazione coordinativa. Ecco, anticipa, controllo, bene e vai dietro. Ecco, c'è Andrea. Bravo, questo è, bravo, con l'intero passaggio. Eccolo, arriva, porta dietro. Ecco, ecco, vedete. Bravi, cerchiamo di fare questo mettendo attrezzatura e questa te la cerchiamo, possiamo mettere qualsiasi croce, nei siri, dentro fuori, slalom stretto, slalom largo, cerchiamo di far poggiare più volte i piedi per terra, rapido. Fino alla categoria di sorgenti, ma anche oltre, giovanissima, lì è fondamentale. Allora, la tecnica e coordinazione. Abbiamo fatto vedere diciamo i due percorsi, ora ci andiamo a confrontare in aula. Naturalmente a chiusura di queste due sedute di allenamento c'è la partitella a tema, che ognuno le sa fare, l'importante è variare sempre, cercare di stare sempre in movimento. Fagli fare la partita libera. Fagli fare la partita libera, ci sono tanti tornei in mezzo, però diciamo che il lavoro tecnico coordinativo è alla base di tutto quello che noi abbiamo fatto, sia in forma un po' più diciamo semplice che un po' complessa.